Finanza.com, l'ETF Forum 2015 con Marco Tabanella di Shares. Buongiorno Marco. Buongiorno. Numerose ricerche evidenziano che gli ETF sono sempre più utilizzati dalle reti distributive. Dal vostro punto di vista privilegiato di Shares, che tendenze state rilevando? Sì, in effetti negli ultimi anni devo dire che soprattutto sul mercato italiano stiamo notando come ci sia una sempre maggiore adozione di questo strumento da parte di categorie nuove di investitori e anche da parte di diversi canali distributivi. Le ragioni di questo direi che sono riferibili a due principali driver. Il primo è legato al contesto regolamentare che sta cambiando. Come sappiamo entrerà in vigore la MiFID 2 nel gennaio del 2017, quindi molte realtà bancarie, molti intermediari hanno già portato avanti la nascita, la costituzione di servizi di consulenza e di advisory che utilizzano dei sistemi di pagamento a parcella, quindi sostanzialmente viene rimosso un po' il conflitto di interessi che per tanti anni ha penalizzato gli ETF rispetto ad altri strumenti come ad esempio i fondi comuni. Diverse realtà sono anche spinte oltre, nel senso che soprattutto sul private banking addirittura hanno sviluppato dei portafogli modello, dei portafogli consigliati che investono esclusivamente in ETF, quindi sicuramente notiamo un passo avanti molto importante in questo senso. L'altro driver è l'adozione dello strumento da parte soprattutto del settore bancario e qui siamo orgogliosi di fa riferimento ad alcune partnership che abbiamo stretto nel corso degli ultimi anni, quindi in primis con Unicredit Private Banking e poi più recentemente con CheBanca e con la rete di BNL, che hanno strutturato delle soluzioni che utilizzano gli ETF di iShares in prodotti di asset allocation. Ultimamente notiamo anche un trend che si sta delineando in modo forte, ovvero le banche utilizzano gli ETF all'interno della narrativa di prodotto, cioè per la prima volta i vantaggi, i benefici degli ETF, quindi trasparenza, bassi costi, diversificazione, sono rivendicati e sono promossi nei confronti della loro clientela. Ecco Marco, tra i trend di mercato in Italia si inizia a rilevare anche sempre di più la presenza dei cosiddetti robo-advisor. Secondo te possono rappresentare una minaccia per qualche tipo di operatore o ci potrebbero essere dei benefici? Ma questo è un trend a nostro avviso molto interessante e come Shares lo seguiamo davvero da vicino. Sarà interessante notare nei prossimi anni come questa nuova categoria di intermediari finanziari si svilupperà. Dal nostro punto di vista è bene evidenziare innanzitutto che stiamo parlando di società che basano la loro offerta su servizi di asset allocation, quindi di consulenza, interamente online. È rivolta anche a clientela che ha delle somme abbastanza basse da investire, pertanto ritengo da questo punto di vista che sia un beneficio quello di avere dei robo advisor che in qualche modo aumentano, allargano il perimetro dell'attività di consulenza. Poi molti, come giustamente facevi notare, parlano di dibattito tra i cosiddetti robo advisors e human advisors. In realtà notiamo anche qui un trend interessante, soprattutto negli Stati Uniti, ovvero i primi robo advisor sono nati con dei brand nuovi e quindi avevano necessità di farsi conoscere sul mercato e acquisire una base di clientela stabile. Questo richiede, come sappiamo, diversi investimenti dal punto di vista di marketing. Ultimamente, ripeto, soprattutto negli Stati Uniti invece, alcuni operatori già con una base di clientela diffusa, quindi stiamo parlando di broker importanti piuttosto che di asset manager, addirittura di banche, stanno integrando nella loro piattaforma di servizi appunto un servizio di consulenza online. Questo quindi ritengo che possa essere considerata più come un'opportunità per gli stessi operatori bancari. Noi in Italia siamo in contatto con diverse realtà per promuovere e per strutturare insieme a loro questo tipo di soluzioni che ritengo possano essere un bene per l'investitore finale. Marco, ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie a voi.